Ragazzi, bentornati su Spider-Man e stiamo facendo il DLC La Rapina. Che figata, raga, bentornati perché c'è stata un'esplosione. Dopo tutto quello che abbiamo visto, dopo aver conosciuto la Gatta Nera, adesso andiamo a scoprire cosa sta succedendo in città. Quindi vi ricordo di mettere sempre un bel like e un bel commentino. Ho visto che siete molto contenti di essere tornati su Spider-Man, ma adesso, ragazzi, c'è da capire che cavolo sta succedendo in città, quindi prepariamoci. Oh. Deve essere qui. Un'altra autobomba, stavolta chi sarà stato? Di nuovo Hammerhead? Sì, potrebbero esserci altri ordigni. Chiama gli artificieri. Si era parlato. Bombe nascoste. Meglio agire in piccolo. Cosa? Stavo dicendo, si era parlato del fatto che la Gatta Nera fosse insieme a Hammerhead, ma secondo me no, ve lo stavo dicendo alla fine dello scorso episodio, non è detto. Ah? Oh. Spider-Bot attivo. Dovrebbe localizzare le altre bombe. Questa è a posto. Devo trovare le altre. Porca miseria, ma... un tempo limite. Ah! Ok, ora occupiamoci delle altre. Ok, quante ce n'è ancora? Ok, c'è il radar a sinistra, ragazzi. Per quello so dove andare. Basta seguire il radar. Ci siamo quasi. Eccola. Sistemata. E ora l'ultima. L'ultima? C'è un'altra? Però è qua vicino, già la sento. Dov'è? Oh! Appena in tempo. Hammerhead ha un piano. Potrebbero esserci altri ordigni in città. Ok. Beh. Caspita. Quindi... Hammerhead, la Gatta Nera, poi? C'è più nessuno? Pronto? Spider-Man? Sono il Detective Mackie. Un'amica comune mi ha passato il tuo numero. Posso immaginare chi? Come posso esserti utile, Detective? Preferirei discuterne di persona. Puoi passare al distretto di Greenwich? Mi dicono che prediligi gli incontri sui tetti. Nessun problema, ci vediamo lì. Questo mi terrà impegnato mentre attendo riscontri da MJ. Quel colpo al museo è stato un disastro. Non è da Black Cat lavorare con gente come Hammerhead. Speriamo che MJ scopra cosa nasconde quella chiavetta. Ma secondo me non stanno lavorando insieme, capite perché? Perché stanno... cioè, tutti adesso stanno pensando che lavorino insieme. Ma chi l'ha detto? Non è assolutamente detta questa cosa. Chi l'ha detto? Dove sta scritto che lavorano insieme? A me la gatta mi è sembrata proprio che stesse praticamente lavorando per i cacchi suoi. Ok, ci siamo, eh? Spider-Man! A tutte le unità, siamo all'inseguimento di un presunto veicolo del Mazza. Richiesto intervento a Chelsea. Detective Mackie, suppongo. Grazie di essere venuto. Vorrei fare due chiacchiere con te riguardo a Black Cat. Può essere imbarazzante. Non l'attuale, quello originale. 20 anni fa mi occupai del suo caso. C'è stato un altro Black Cat. Qui Gatta Cicova. E cos'è successo all'originale? Morto in prigione. Ma non abbiamo mai recuperato tutti i dipinti rubati. Ora ho una nuova pista, ma il dipartimento non vuole sprecare risorse su un vecchio caso. Tranquillo, sprecare risorse è la mia specialità. Magnifico, vai a questo indirizzo. Ti aggiornerò man mano. Ragazzi... è più strutturato di quello che... cioè, pensavo fosse una storiella con Black Cat e il DLC e che fosse finito devo lì. Devo ringraziarti. Sono vicino alla pensione, ma non voglio lasciare il caso in sospeso. Ho esaminato i file un'ultima volta. Il vecchio Black Cat prediligeva le opere d'arte, ma prima dell'arresto aveva derubato una fabbrica di sensori antifumo. Sensori antifumo? Non ha senso. Forse sì. Gli serviva l'americio 241 all'interno.
Pensavamo intendesse rivendere a qualcuno quei radioisotopi, ma mentre guardavo un film ieri notte ho avuto un'idea. E se avessi usato l'isotopo per marcare i quadri che rubava in modo da ritrovarli una volta libero? E come si intitolava il film? No, non dirlo. Spoiler. Quindi ho pensato, rintracciando l'isotopo, potremmo ritrovare i quadri rubati. Il mio costume è dotato di un rilevatore di scintillazione. Ti tengo aggiornato. Grazie, Spider-Man. Se riuscissi a chiudere questo caso, andrei in pensione sereno. Ok, quindi lo facciamo anche per lui. C'è uno zainetto? Eccolo qua. Lo facciamo anche per lui praticamente, ragazzi. Quando MJ e io abbiamo richiesto questo mutuo, pensavo saremmo andati a vivere insieme. Invece ci siamo lasciati. A volte sono quasi prevedibile. Che brutto però, si fa il mutuo e poi... Allora, ragazzi, voglio farvi vedere una cosa, perché c'è un costume speciale, a parte tutti gli altri che sono riuscito a sbloccare, ok? Guardate questo. Ma questo è il più bello. Ok, però questo dovrebbe essere proprio... il costume associato a questa missione. Ed è già sbloccato? Sapete, dovrebbe essere un costume associato... Ah no, eccolo qua. Completa tutti gli appostamenti di Black Cat per sbloccare questo costume. Ed è questo qui. Ma questo perché è già sbloccato? Ecco, completa la storia e la rapina per sbloccare questo. Completa tutte le attività di quartiere e la rapina. Oh ragazzi, immagino un botto associati al DLC comunque, eh? Però questo è già sbloccato. Quanto è bruttino. Per quanto riguarda il potere del costume va benissimo così. Mi piace il fatto di... Oh, guardate. È brutto, per carità. Non è sto granché, eh. Sono sincero. Non mi dice nulla. Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Vai, dillo ancora che... Ma secondo voi... Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Ho avuto paurissima, ragazzi. Non so se mi spiego. Proviamo qua? Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Quante volte lo sta dicendo? Allora, però aspettate. Potrebbe essere qui, ma più in alto, destra. Oh, mi dice 30, 20, 19. È qua sopra qualche balconcino, ragazzi, ne sono sicuro. Qua sopra, questo balconcino. Il segnale viene da quella centralina, ma non registro nessuna corrente elettrica. Che sia finta. Chissà se... Un tubo per dipinti. Sì. Detective, ho trovato uno dei quadri. Era in una finta centralina. Lo sapevo. Mando qualcuno a recuperarlo. Nel frattempo ti invio le coordinate di qualche altro posto frequentato da Hardy in passato. D'accordo. Un momento, hai detto Hardy? Sì, il Black Cat originale era Walter Hardy. Cercherò altri dettagli nei file e ti farò sapere. Perfetto, che se non sbaglio è il padre di Felicia. Robe. Quindi Walter praticamente... Hardy, il Black Cat originale. Felicia Hardy, la Black Cat che conosco. È una tradizione di famiglia. Eh sì, quindi praticamente è un minigioco, ok, che troviamo all'interno del DLC. Peter, lo scanner della polizia ha appena segnalato una sparatoria tra Hudson e Northmoor. Non è territorio controllato dal Maggia? Esatto. Non so cosa abbia rubato Black Cat, ma ha scatenato una guerra tra bande. Ok, vado a verificare. Aggiornamenti sul colpo al museo? Ecco cosa ho scoperto. Nessuno sa cosa contenga quella chiavetta. Ma si dice che ora sia in mano a Amered e che le famiglie del Maggia siano in subbuglio. Deve valere parecchio per spingere una ladra d'arte a ignorare l'arte. Ma perché lavora per Amered? In genere agisce da sola. Chi lo sa? Onestamente ho rinunciato a capire Felicia da un pezzo. Felicia, eh? Ora vi chiamate per nome voi due? Beh, insomma, il fatto è che... Ok, teniamoci aggiornati a vicenda. Gelosona. Altra rifuttiva.
Detective, ho trovato un altro quadro. Ottimo lavoro. Di questo passo chiuderemo un mucchio di file. Senti, com'è morto Hardy? Provò a evadere da Riker, ma annegò cercando di raggiungere la riva. Ma ora possiamo restituire il maltolto e magari questa storia ti aiuterà a catturare la nuova Black Cat. Sì, che è il mio obiettivo, ovvio. Devo andare, a dopo. Attenzione, rapina in corso. Oh oh. I sospetti potrebbero essere armati. Quindi ogni volta che troviamo un quadro c'è la possibilità di avere magari un'info su... sul padre di Felicia o comunque sulla storia di Felicia. Non vanno per il sottile. Devo fermarli prima che qualcuno muoia. Mi sa che devo andarci io, eh? Vediamo un po'. Mi hanno mai colpito, eh? No! Ho rischiato. Sono tutte. Ma che? È questo? Non glielo... la banda al completo. Non glielo posso tirar via dalle mani. Oh, che bello! Devo saltare per forza contro di lui, ragazzi, purtroppo. Avanti, spara, vediamo se... Devo capire, raga. Vediamo. Eh sì. Praticamente sì. Che bello, ragazzi. Le ragnatele le ha tolte subito. Sarà fantastico affrontarlo. Inizia che ma è fortissimo. Che caspita ho combinato. Non chiedetemi come ho fatto a schivarlo, che non lo so neanch'io. Raga, però, cioè, capiamoci, eh. Resta ancora qualcuno? Ok, va bene, d'accordo, mi arrendo. Se parlo avrò uno sconto di pena. Tu inizia a parlare. Oh, la tipa con i capelli bianchi ci ha detto di venire qui e fare casino. Un'esca per polli. E il pollo sono io. Dove l'hai vista? Alla bodega di Waverly. Incredibile. MJ, la sparatoria era un diversivo. Black Cat voleva attirare la polizia lontano da Waverly Street. Una delle altre famiglie del Mazza ha una base a Waverly. Il Cicero, credo. Forse faccio in tempo a raggiungerla. Felicia non agisce d'impulso. È una tipa metodica. Ah, davvero? Ti tengo aggiornata. Ecco la bodega. Ok, Felicia, dove sei finita? MJ è gelosa, eh? E ci sta. Guarda questa dove è andata. Era appostata qui. Sì. Non vedo nient'altro, però. Ecco qua. Che cosa stavi osservando, Felicia? Da qua? Non vedo nulla. In particolare. Ci sono tantissime cose che potrebbero essere interessanti, ma... qui? Oh... centro. Eccola.
Alicia, il Maggia non scherza. Giocare con loro non è... Ah, a me piace giocare. Oh. Spider-Man, sta aiutando la gatta. Prendiamolo! Ma no, non la sto aiutando, raga. No. Nessuno può rubare i Cicero e farlo. No, ancora tu! Non saltiamo a conclusioni affrettate! Ah, qua non ci arrivate però, eh! Lavoro per Hammerhead o per qualche famiglia criminale! Ho un pessimo tempismo, tutto qui! Facciamo fare i ragnetti! Oh, ma non gli faccio niente, eh? Ok, forse è arrivato il momento di scendere. Levi, eccola lì, raga, ho fatto il salto prima ma non è servito a niente. Abbiamo finito qua? Tiè, porca miseria. Ma ti colpisce anche a te, amico. Mi dispiace. Ma io quel coso lì inizio ad odiarlo, eh. Oh, come sei bravo. Ma che cos'è? Non ha senso. Allora, vediamo se c'è qualche cosa che può... ok. Niente. Pensa a te. È stato uno spasso. Dov'è finita Felicia? È stato uno spasso, Peter? Davvero l'hai detto? Ah. Mi piace spiegarti. Mi riporta ai vecchi tempi. Che c'è sulla chiavetta? In realtà non ne sono del tutto sicura. E perché vuoi rubarla? Devo farlo. O uccideranno mio figlio. Aspetta, come tuo figlio? Cosa? Cavolo, Felicia ha un figlio? Impossibile. Oddio, no, è possibile. E io potrei essere... No, non pensarci nemmeno. MJ, ho trovato la gatta, ma è fuggita. Ah sì? È una tipa metodica. Ha rubato un'altra chiavetta. Quindi ogni famiglia ne ha una. Mi chiedo cosa contengano. Scoperto altro? Non molto. D'accordo. Sembra stia assistendo Hammerhead nella sua scalata al potere tra le famiglie. La situazione potrebbe precipitare. Questa città non ha bisogno di una guerra tra bande. Se scopro qualcosa sulle chiavette ti avviso. Ma non mi sembra stiano lavorando insieme, scusate, non... Stai esagerando. Ciao, Spidey! Sono la tua fan numero uno! Aspetta, Scrooble! Non dirmi che sei uscita di prigione! Certo che sì! E ho portato con me diversi ammiratori! Oh, non sono carini! Mi stanno aiutando!
aiutando ad organizzare un nuovo show. In effetti, potresti fare un salto. A dopo! Qualcosa mi dice che non li hanno rilasciati per buona condotta. Meglio dare un'occhiata. Ragazzi, altre sottomissioni che fanno parte del DLC, quindi altri minigiochi, perché non credo che Screwball sia un personaggio principale, ecco, un nemico principale. Però praticamente, l'abbiamo vista anche in passato, è praticamente una streamer, una criminale streamer che ama fare appunto i suoi crimini in diretta live. Quindi, se non sbaglio, se non mi ricordo male. Quindi, boh, va bene. Se vediamo un po' cosa succede qua sopra. Direi che è ora di rimettere dietro le sbarre il fan club di Screwball. Ma perché ci sono tutti questi nemici con tutte queste novità e tutti questi problemi che si stanno? Cosa hanno sulla schiena? Ok, vado prima da questo. Ragazzi, dovremmo smetterla di incontrarci così. Ok. Ciao. No. Con calma, ragazzi, una alla volta. Una alla... Oh, aspetta. Me l'ero dimenticato. Sembrava strano, infatti. Ahia, chi è che mi ha colpito? Voilà! Opla! Due saltellini. Ciao, amico. Ciao. Sei impazzito? No! Tu stai rischiando, eh? Ecco. Sei caduto? Scusami. Ok. Come sempre, Screwball usa gli altri per sbrigare il lavoro sporco. Ma cosa stavano facendo esattamente? Che caspita! Spider-Man! Non è stato emozionante? Il lancio ideale per il mio nuovo show! Con protagonista... te! Scusa, ma ho l'agenda piena! Scommetto che troverai il tempo, perché se ti rifiuti i miei fan si arrabbieranno e qualcuno... Io vado matta per i reality show, tu no? Così è così. Cosa non fa la gente per qualche click? Che devo fare? No, ragazzi, no, un'altra sfida, no. Ok, preparatevi perché la vedo malissimo. Trova le sfide di Screwball presenti in città, completale per ottenere gettoni sfida. Va bene, proviamo. Ah, proprio sfida. Oh no. Perché? Ce n'è una qui? Ma che devo fare? Spidey, sai cos'è un generatore elettromagnetico? Te lo spiego come al mio gatto. Se non disattivi quelli in città, la corrente salta. Oh, e se non li blocchi nel giusto ordine, zap! Meglio sbrigarsi. Scommetto che usa un ripetitore a segnale binario. Forse posso collegarmi per visualizzare il percorso. Stiamo scherzando, vero? È una pista? Ma di che... Ma... Devo usare la tela. Ma non è possibile, ragazzi. Ho preparato diversi dettagli da fotobombare, quindi tieni gli occhi aperti. E se arriva una foto al momento giusto, bonus! Ah, sì? Ma che... di che cosa stiamo parlando? Ma non è possibile, raga. Ma non ci credo proprio. Oh no, non l'ho... sistemato. Devo seguire l'ordine. Fosse facile, Spidey. Oh, oh, non perderti la foto! Ma perché che fo... seguendo? No, l'ho Devi persa! Uno spettacolo.
mio canale. Non è possibile, ragazzi, che sto facendo sta cosa. L'hai mancata! Ma chi? Oh, guarda! Photobomb! Ci conviene fare in fretta. Non ci posso credere, raga. Bravo! Dai, dai, dai! Infezione sfiorata. Beh, dai. Ragazzo, hai dimostrato di avere talento. Per me è un sì. Non è andata male. Ehi, Peter, forse ho trovato il prossimo bersaglio di Black Cat. Sul serio? Come? Secondo i rapporti della polizia, si è appena verificata una rapina nel suo stile. Ti invio la posizione. Ehi, se la incontri, non farti fregare stavolta. Sì, starò in guardia. È che... non lo so. È come se lasciasse dietro di sé una scia di sventura. Una gatta nera che porta sfortuna. Troppo telefonata, Pete. Vabbè, questo è poco ma sicuro. Ragazzi, questo costume ha fatto la sua. Andiamo con qualcosa di più classico. Sapete che questo mi è piaciuto tantissimo. Sono un po'... questo. Ma sì. Andiamo. Usiamolo ancora un po', dai. Vediamo un pochino che cavolo sta succedendo. Caspita, pure le sfide di Screwball ci mancavano. Che bello questo. Dai, Spidey! Figata, ragazzi. Non manca tantissimo, eh. Ci siamo quasi. Voilà! Oh, è vero, le capriole. A tutte le unità, attività locale presa d'assalto da uomini armati. Rispetto a Union Square. Felicia, che hai combinato stavolta? La polizia ha bloccato la strada. Se trovassi le tracce della gatta, potrei raggiungerla. Sembra che la guardia sia stata ferita. No, buono. I soccorritori potranno dirmi di più. Ehi, amico. Che è successo qui? Spider-Man, sembra che abbiano rubato un libro raro. La guardia se la caverà. È un caso di fotocheratite, un'infiammazione acuta delle corne. Ma sì, guarirà. Devo controllare il vicolo. Se è stata Felicia, devo trovarla. Qua c'è qualcosa. Un libro antico. Secondo volume di una collana. Dov'è il volume 1? Ok, possiamo... Da queste parti c'è un banco dei pegni di lusso di proprietà dei Mauchio. Felicia ha rubato due chiavette da altrettante famiglie. Che ce ne fosse una terza. Devono esserci altri indizi qui. Wow. Un bengala al magnesio. Forse quello che ha accecato la guardia. Analizzando i residui posso rintracciare Felicia. Ma dai, pure qui. Ok, proviamo. Allora, sicuramente... Qua mi dice persino che ne toglie tre, eh? È fantastica questa cosa. Perché dovrebbe toglierne tre? Comunque, iniziamo. Ok. Caspita, ce n'è un botto qui. No. Sni? Infatti, era proprio uno sni. Iniziamo a metterli random dappertutto. Ok, questo no. Questo no. Ok, qua c'è qualcosa che non quadra. Cari ragazzuoli. Sapete che sto iniziando a pensare... Sì. Sì. Oh, oh. Oh. Ok. Mi si era sminchiato il joypad. Ok. A posto. Ecco la pista. Vediamo dove conduce. Figata. Non riesco a concentrarmi. Non posso diventare papà.
Cioè, tecnicamente posso, ma... Devo dirlo a MJ, saprà consigliarmi. Ma come glielo dico? Dovrei farlo di persona. No, di persona sembrerebbe... Si direbbe un membro della famiglia Maukio. Spider-Man ha pestato Vito! Addosso! Ma non sono stato io! Sono i suoi fratellini. Non sono stato io! Farai una brutta fine! Non credete che con questo atteggiamento finirete come Vito? Avevano ragione, Spider-Man sta con Hammerhead. Come ho già spiegato ai Cicero, non lavoro per Hammerhead. Il solo fatto che possiate pensarlo mi offende. La famiglia Maukio. Non lo so. Uovo a terra! Ti presento pugno. È il territorio del Maggia. Meglio tornare sulla pista. Sì. Ok, Spidey, ma chi te lo dice che è tuo figlio? Scusami. Perché è così convinto? Si direbbero uomini di Hammerhead. MJ, ti mando la foto di una targa da controllare. Ok, se scopro qualcosa ti avviso. Ce l'hai? Sì. Dov'è la chiavetta? Ha detto di volerla dare ad Hammerhead di persona. Non ti avevo detto di prenderla. Sì, ma gli ha già consegnato le altre, per cui... Ti avevo dato un ordine preciso e non l'hai eseguito. Quindi, sai cosa succede ora? Aspetta. Aspetta. Aspetta, no, 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 fermo! Cucù! Ehi, cos'è quella faccia? Sai cosa succede ora? Ragazzi, ehi, attenzione! Giuro che ti schiaccio! Ah, ma come hai fatto? La stavo schivando. Schiacciamo questo insetto! Sì, sì, vai. Stop. È una specie di robo. Grandioso. A voi ragazzi, prestito scaduto. Bene. Ma non c'era Black Cat. Non vedo più la traccia. Mi sembra di vivere un sogno. MJ, la gatta ha un'altra chiavetta. Un'altra ancora e Hammerhead avrà quelle di tutte le famiglie del Maggia. Dobbiamo scoprire cosa contengono. E c'è dell'altro. C'è questa cosa, probabilmente è una cosa irrilevante, ma magari è una cosa importante, una cosa da nulla, o forse no. Ti prego, prova a dirlo senza la parola cosa. D'accordo. Se Felicia lavora per Hammerhead è perché lui ha rapito suo figlio. Oh, non sapevo avesse un figlio. Beh, non mi stupisce che Hammerhead usi questi mezzucci. Sì, ma c'è dell'altro. Ricordi che io e lei ci siamo frequentati per un periodo? Sì, quindi? Oh, oh, ma sei serio? Insomma, non posso esserne certo, ma è possibile. Oh, devo riagganciare. Capisco, potrebbe vomitare, okay, da un momento all'altro. Mi richiamerà dopo essersi calmata. Spero.
Ma non ti richiama più, anche perché hai appena detto una cagata, me Peter. Me ne andrò di pattuglia, giusto per schiarirmi le idee. Oh, tutte ste domande. Calmo, Peter. Calmo, lo scopriamo piano piano. Fatevi sentire, ragazzi, qui sotto nei commenti, con like e tutto, condivisioni, ma soprattutto i tre modi per supportarmi gratuitamente. Like, commento, hey, Peter, e guardare il video fino alla fine. Mi chiedevo... Ah, aspetta, è un brutto momento. Sì? No, tranquillo, che c'è? Oh, niente di che, sai. Un secondo, stai facendo cose da Spider-Man? Più o meno, sì. Sul serio? Tipo... Nello specifico. Intendi in questo momento? Proprio ora? Sì, a meno che la domanda non ti sembri inquietante o inopportuna o qualcosa del genere. Beh, probabilmente lo è. Devo sembrarti una specie di stalker. Miles, calmati. Che volevi dirmi? Niente, niente. Scusa, può attendere. Ci risentiamo. Ok, ogni volta che vi saluto o vi parlo arriva una telefonata, quindi è meglio salutarci subito, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio con il continuo, perché credo che Black Cat ha tante cose da dirci, eh. Lo aspettiamo nel prossimo. Che roba, un figlio. Ma non è tuo, pirla. O è suo?